L'occasione di essere qua ci è fornita da una collaborazione che Aquaflor ha realizzato assieme alla AWA. AWA da più di 10 anni restaura e recupera e ricerca opere di donne e fa anche un lavoro di divulgazione per quello che riguarda un aumentare la coscienza collettiva di ciò che queste donne hanno fatto all'interno della storia. Aquaflor ha realizzato un profumo che si chiama Invisible, proprio come invisibili sono state queste donne per secoli, dalla cui vendita la AWA ricava i fondi per alimentare questa catena di restauro e di recupero delle memorie. Quindi abbiamo pensato che un profumo aiuterebbe e aiuterà a evocare la loro realtà, perché avere un'opera di una donna in collezione era qualcosa di straordinario. Noi pensiamo che debba essere valorizzato in tutte le realtà che sostengono il lavoro portato avanti anche da un punto di vista di pari opportunità. Noi per questo come amministrazione comunale ci saremo sempre. AWA è accanto a noi nel riscoprire testimonianze pittoriche di artiste donne. Dal 2006 ho l'onore di sentirmi parte di AWA e di condividere questo amore di recupero di quello che è il nostro passato, cercando di poter costruire una conoscenza che si spera tanto vada ad arricchire il nostro domani. Questo, signore e signori, invece è Invisible. Una base floreale fissato con delle note di muschio, vaniglia e legno, con una testa di osmanto, un fiore eccezionale che tocca tutto il mondo della profumeria. E alla fine si rivela il messaggio: Prosperity,